Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Era da molto che non registravo, ma perché ve l'avevo scritto su Facebook. Finalmente sono pronto, quindi registrazione finalmente da Xbox 360 con Easy Cup. E mi dispiace per la qualità, però diciamo è un Easy Cup, quindi non possiamo volere il Full HD o stronzate varie. L'importante è che il gioco si vede. Quindi d'ora in poi inizieremo nuovi gameplay sulla Xbox. E niente, iniziamo subito questo, diciamo, qua è il primo gameplay dell'Xbox. Iniziamo con, siamo in periodo di mondiali, non poteva mancare il gioco dei mondiali, FIFA World Cup. E inizieremo oggi un mondiale. Ok, vediamo subito. Andiamo su giochi mondiali FIFA 2014. Ok. Vabbè, formazione, sì, ok, gestisci creatori e allenatori. Va bene, ok. Andiamo avanti. Ci siamo l'età. Scegliamo la nostra Italia. Ok, fine. Scegli la rosa Italia. Cazzo, mi chiedi di nuovo. Ok, gironi, vediamo noi dove siamo. Noi dove cazzo siamo noi? Ok, Italia. Inghilterra, Costa Rica, Uruguay. Va bene. Inizia. Iniziamo subito immediatamente. Vediamo. The Export Daily. L'attesa sta per finire. Vediamo tutti i nostri giocatori, a partire da Pirlo, Balotelli, Aquilani. Comunque iniziamo subito, chiamiamo il salvataggio, vediamo, lo intitoliamo Mondiali Fanculo, questa tastiera di merda, Mondiali. Vabbè, mondiali Italia. Italy. Chiami in inglese perché ti è cazzuto Italy. Italy. WT, che serve YouTube. Ok. Fine. Salvataggio finito. Ok, siamo nel calendario. Ok. No, posso decidere io dove andare. Vediamo mondiali FIFA fase a gironi. Che c'è la prima partita. Inghilterra Italia. Ok, andiamo. Gestione squadra. La rosa non sono aggiornate, porca vacca, infatti c'è Giuseppe Rossi. Vabbè, iniziamo subito la formazione. Vediamo, abbiamo Verratti. Dunque, innanzitutto Cerci, che in tribuna non ci deve stare. Lo metterei in panchina. E vediamo, tolgo a no, questa è la rosa titolare. Che cazzo si fa? Candreva fuori. Diamanti pure fuori. E vediamo, metterei... Ah, ma questa è tutta panchina, ma che cazzo. Ah, è tutta panchina. Minchia, sono un coglione, ragazzi. Vabbè, vediamo. Giuseppe Rossi, sì, ok. Balotelli, Montolivo. Minchia, Montolivo non mi piace per niente. Montolivo. Chi c'è che può si mettere al posto di Montolivo? Diamanti, oppure Giaccherini, Candreva. Minchia, fanno più schifo ancora, vabbè. Criscito solo, perché sono sinistro non si può vedere, no. Vediamo, mettiamo De Sciglio, sì, De Sciglio, ovvio. De Sciglio, vabbè, lascerei così. Ok, poi in caso durante la partita faremo qualche cambio. Perfetto. Iniziamo subito, principale, gioca partita. Ok, Italia, ospiti. Ok, maglia di casa, loro pure. Perfetto, andiamo. Gioca partita. San Paolo. Chiama il San Paolo. Oh, mi piace già la coppa, ragazzi. Cosa bella di questo gioco che mi ha impressionato particolarmente è il fatto che hanno fatto anche la faccia degli allenatori. Quindi ora non so se lo vedrete, lo fanno vedere, ma ci sarà Prandelli proprio, un panchino con la sua faccia. Una cosa nuova, non c'è mai stato in nessun FIFA del genere. Speriamo che magari in un FIFA 15
Non dico magari di fare tutti gli allenatori, ma magari i più importanti, magari metterli come hanno fatto qui. Ah, quella intanto era la presentazione. Ah, ma che è la presentazione di tutti? Ok, la saltiamo ragazzi, perché sento vedere la presentazione di tutti, niente che dura 40 anni. Siamo in allenamento, vediamo Rossi, Giuseppe Rossi. Niente, porta sbagliata. Iniziamo bene. Ok. Ok, iniziamo la prima partita. Ok, va bene. Ci osservano da casa gli italiani. L'Italia si presenta a questo mondiale. Inizia il mondiale dell'Italia. Ok. Difficilmente abbiamo sbagliato due mondiali di fila, no? Un pigli la gamba. Tanto il livello esperto, ragazzi. Che mi sembra che non l'ho fatto bene. D'ora in poi se incomincerò a dire minchiate non fateci caso e pensiamo mi concentro. Io quando gioco a un gioco di calcio non mi capisco un cazzo, quindi magari dirò cose senza senso. Non fateci caso. Fanculo. Ok, fuori. La palla è terminata sul fondo, ci sarà una rimessa. Ok, ok, ok. Subito Abate, Ignazio Abate. Doppio passo, se lo mangia! Se lo mangia! Parte Abate, chiede la triangolazione, Balotelli, Abate, 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 la mette in mezzo. Niente, riconnetti controller, cazzo, si mi si è spento, oh, non mi è che la batteria scarica che mi uccido. Ah no, sono cariche, allora, boh, non lo so. Vabbè, iniziamo già subito di merda, mi si stacca il joystick, vaffanculo, prima azione. È stata forse troppa la tensione, troppo l'adrenalina. Controllare Gerard, attenzione, non pigli la gamba, pezzo di merda, Paul Walker. Grandissimo recupero di Barzagli, andiamo a Pirlo, ma che minchia mi fa Pirlo. Gigi c'è, mamma mia, subito rischiamo, vediamo Gigi Buffon. Siamo al nono minuto, primo calcio d'angolo, in mezzo, mette fuori Barzagli, Giuseppe Rossi, contropiede dell'Italia, Giuseppe Rossi, velocissimo va, Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi. Minchia, pezzo di merda, niente, abbiamo perso palla. Il pressing di Giuseppe Rossi, niente da fare. Subito ancora, palla dell'Italia, ma che minchia. Oh, attenzione. Minchia, lo dicevo che sto momento di volo, andare fuori. Ma culo. Okay. Recupera benissimo De Rossi, Pirlo, Andrea Pirlo amministra la palla, Montolivo, Montolivo c'è, gioco di gambe, cede a Marchisio, De Sciglio, De Sciglio, che grande intervento, attenzione al pressing, lancio lungo, ma c'è la difesa, Pirlo subito, Balotelli, Montolivo, 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 no, minchia una merda, è una merda, gliel'ha tirata di sopra, di destro, gliel'ha tirata di sopra, minchia, perché non c'è un'alternativa decente a sta cosa inutile? Minchia, lo dicevo, io devo andare fuori. Montolivo, Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi, porta palla sulla fascia, si ferma, sterzata, gioco di gambe, va in mezzo, minchia buona la palla, senza ragionare. Mamma mia, contropiede all'Inghilterra, contropiede all'Inghilterra, Giorgione Chiellini, però solo per un attimo, Rooney, oh questo è fuori gioco, meno male che c'è il recupero, subito, Giuseppe Rossi che si sta muovendo di più di Balotelli, Montolivo, Balotelli, 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 gioco di gambe, De Rossi, De Rossi, rete, rete, Daniele De Rossi, Daniele se non sbaglio, sì, Daniele, l'Italia in vantaggio 1-0, ma che ha fatto Balotelli, attenzione, ci ha fatto un gioco di gambe, un passaggio filtrante, ecco, vedete Prandelli, guardatelo uguale, sì, Italia avanti, mamma mia che gol, mamma mia che gol, la spiazzata, ecco cosa devo fare Montolivo poco fa, questo, spiazzarla, Italia in vantaggio al 24esimo, vai che iniziamo bene. Se ne lancio lungo. Rooney, meno male che ho sbagliato lo stop. Ecce. Oi, ma che fallo è? Dai. Possono essere davvero pericolosi.
vicino alla barriera, la barriera avanza, mette un altro uomo in barriera, il tiro sballato sopra di Milner. Buffon subito ricomincia con calma da Barzagli per Abate. Va Abate, solito doppio passo, questa volta non riesce, ma c'è De Rossi in copertura. Abate, Balotelli si fa anticipare come un pollo, attenzione Barzagli. Ma cosa mi fa? Ma che... Si addormentano tutti e due, Barzagli e Chiellini si addormentano. Cazzo. Niente, niente, andiamo avanti. Secondo calcio d'angolo, Gerrard. Gerrard la mette in mezzo, Gerrard mette fuori il tiro. Gigi, ma cosa mi ha preso Gigi? Ma cosa mi ha preso Gigi? Cosa mi ha preso Gigi? Quando siamo al trentesimo del primo tempo, Gerrard ancora in mezzo, è solo, sul palo, salvataggio sulla linea, parte il contropiede dell'Italia, che si fa anticipare, ma ci abbatte, abbatte, ancora. Giuseppe Rossi non ce la fa, non arriva, ancora Abate, maestrale, sulla fascia, ma perde palla, porca vacca, va a Pirlo, in pressione, è fuori gioco. Cioè, siamo in vantaggio, dobbiamo gestire il vantaggio, cosa cazzo mi fa? Pirlo. Sì, Pirlo amministra, Pirlo, l'Italia, vaffanculo, De Rossi si fa anticipare. Passaggio per Rooney, ma c'è Barzagli che fa sportellate. Alla fine vince il contrasto, De Rossi, Marchisio, Marchisio, De Sciglio, De Sciglio, la prende. Chiede la prendo l'azione, ma non riesce, ma questa era ostruzione, minchia, me l'ha bloccato in corsa, pezzo di merda. Il pressing, Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi, finta, il cross, fanculo come l'hanno fottuto, era rientrato, intanto Rune solo, ma c'è sempre Giorgione, Giorgione Chiellini, non si passa, Abate, De Rossi, Balotelli, De Rossi, Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi, bellissima per De Sciglio, De Sciglio, movimento di gambe, prova il dribbling, non riesce. Allora perde palla, attenzione. Il pressing rischia Hart. Ancora Giorgione di testa. Abate. Ancora Abate. Perde palla Pirlo. Attenzione, lancio filtrante. C'è Buffon. C'è Buffon. C'è Buffon, dice a tutti calma, ragionate, non avete premura. De Sciglio. Rischia De Sciglio, infatti perde palla, attenzione. Porca. Con l'Inghilterra in avanti, con Cole, Milner, Rooney, Wayne Rooney, entra in aria, la mette in mezzo, attenzione, Buffon, Buffon a coprire. Ragazzi, ragazzi, la porta vuota, mamma mia che abbiamo rischiato. Intanto sta alzando il body centro l'Inghilterra, infatti il pressing, recuperiamo palla, vaffanculo. L'Inghilterra con una manovra d'attacco. Finisce il primo tempo, meno male, fine del primo tempo, fine del primo tempo. Italia vantaggio per 1-0 con gol di Daniele De Rossi. Ok, direi che verso il 60esimo inizia a fare le prime distribuzioni. Beppe Rossi si ferma, Beppe Rossi tiene palla, vuole partire con calma da dietro, con Chiellini, per De Sciglio. De Sciglio, che triangolazione, De Sciglio in mezzo, Balotelli non va di testa, non arriva. Attenzione, subito contropiede con Milner, che la mette in avanti per Rooney, Wayne Rooney. Buffon in ritardo, infatti rientra. Porca, porca. Era a porta vuota, rischia l'Italia, che va in avanti con Montolivo. Montolivo, no, no, infatti, dai. Trattonato, Giuseppe Rossi, subito, batte veloce per De Sciglio. De Sciglio, Giuseppe Rossi, ancora De Sciglio, in mezzo la prende, vaffanculo, intercetta il cross, ma ancora De Sciglio, grandissima la prova sua oggi. Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi, Montolivo, Montolivo, minchia passaggio, per De Rossi non arriva, ma il pressing, rimessa laterale, vediamo subito Cesare Prandelli che dà indicazioni ai suoi. Siamo al 53esimo, tra poco sostituzione, che cazzo Balotelli si fa fottere, quello la butta fuori come un minchione. Subito in avanti,
pressing, ormai il vantaggio. L'arbitro ha aspettato di vedere l'evoluzione dell'azione prima di fischiare. Per l'Inghilterra, Walker subito in avanti a cercare Rooney. Niente, ma non si passa con Giorgione. Il tiro, 30 metri. Montolivo. Balotelli. Niente, non punta, ma non ce la fa a passare. Attenzione in avanti, troppo lungo, c'è Gigi che la tiene, la cede a De Sciglio, che oggi ha fatto una grande partita. De Sciglio, il piccolo del Milan. Marchisio. Triangolazione, Marchisio, il principino, no, fuori gioco, no. Ma vediamo di pochissimo, proprio di un centimetro proprio. Culo. C'era un attimo prima, era tutto regolare. Giorgione di testa. Pirlo, oggi Pirlo non si è fatto vedere. Il tempo siamo al 60esimo, quindi vediamo qualche sostituzione. Ok, vediamo l'energia. Intanto Giuseppe Rossi è morto, quindi farei entrare Cerci. Poi Diamanti al posto di Montolivo, perché non lo posso più vedere. L'ultima la conserviamo, non si può sapere mai, infortuni, espulsioni, boh. Teniamo di riserva. C'è De Sciglio. Grandissimo Andrea Pirlo. Andrea Pirlo prova l'imbucata per Balotelli. Però niente, non si intendono i due. Riparte l'Inghilterra. L'Italia ancora in avanti di 1-0. Vediamo questo lancio lungo a cercare Rune contro De Sciglio. De Sciglio viene bene senza commettere fallo. La palla scivola dritta, rimessa dal fondo. Vediamo Chiellini, Montolivo esce, insieme a Rossi entrano Diamanti e Cerci. Vediamo se cambierà qualcosa in attacco. De Sciglio. Blocca De Sciglio, non vuole rischiare, fa bene. Esce da Chiellini, giro palla dell'Italia a Barzagli che cerca di amministrare il vantaggio, non ha premura di attaccare. Abate, Balotelli, abate. Abate, per recuperare Abate, il cross, buono, perlomeno non l'abbiamo fatto uscire, infatti ancora l'Italia è in possesso di palla con Pirlo. De Sciglio alla distanza, ha provato il piccolo ragazzino, il giovane. Attenzione, contropiede dell'Inghilterra con Rooney che allarga per Young, Bane, Barzagli c'è però, Barzagli, Diamanti. Per De Rossi. De Rossi si sterzata, cambia lato, benissimo, verso De Sciglio. Non c'è nessuno, infatti De Sciglio perde palla, incredibile. Ma c'è Giorgione in copertura. De Sciglio. Prova per Marchisio, non passa. Tutto chiuso. Allora Pirlo, ci pensa Pirlo. Cerci, perde palla Cerci. Incredibile. Attenzione. Avanti, passaggio. Passaggio intercettato. Grandissima apertura, però c'è il solito Claudio Marchisio, il principino della Juventus. La voce fuori misura, sarà rimessa laterale. Rimessa laterale, vediamo Balotelli che intanto non capisco, non so, ho chiesto la sostituzione, non capisco, vabbè. Ok, grandissime animazioni del gioco, anche se siamo sulla 360, diciamo, nuove animazioni, non l'hanno lasciato, diciamo, allo stato brado, come il 13, ha aggiunto qualcosa di nuovo. Minchia, se la prendeva, eravamo davanti la porta. Attenzione, 70esimo, Rooney imbucata. Gigi Buffon, Gigi Buffon, non si passa, che sera cinesca, mamma mia, salva il risultato. Mamma mia ragazzi, l'abbiamo vista di merda proprio, mamma mia. Subito, fuori gioco e l'Italia resta in vantaggio per 1-0. Abate, vediamo, cerca di poterla dare, intanto il pressing è alto. Trova un compagno vicino che è Andrea Pirlo. Oggi si è visto poco Andrea, anche perché non ci sono state punizioni. De Rossi, tiene palla De Rossi col fisico, l'amministra bene. Pirlo, vede il lancio, bellissimo di esterno, Marchisio. Sbaglia lo stop e si fa recuperare. Il pallone arriva al portiere. No, ma che minchia fuori. Non so proprio a chi volesse. Diamanti aveva preso la palla, la butta fuori incredibilmente. Ancora, sbaglia, l'Inghilterra è in crisi. L'Italia se la può portare a casa ormai. Deve solo tenere la calma, restare concentrata. Andrea Pirlo.
Ottimo il suo passaggio per Marchisio, che però ha sbagliato lo stop poco fa. Subito De Sciglio. De Sciglio, la sterzata. Diamanti, trova l'imbucata per Balotelli. Sbaglia. Si fa prendere dal panico il difensore, la manda fuori. Allora Pirlo la mette in mezzo a cercare De Rossi. Troppo fuori la palla. Ignazio Abate, il tiro! Grandissimo tiro, però Hart si fa trovare preparato. Salva, diciamo, la chiusura della partita. Cioè, intanto un fuorigioco idiota di Rune che si è messo in fuorigioco dal portiere, l'ha rimesso dal fondo. E Abate, che ha rimesso dal fondo, ha rimesso dal Cellini. De Sciglio! Subito, De Sciglio. È approvato per Cerci. Cerci! Cerci il tiro! Centrale. Si dispera Cerci. Arte, ancora non preparato. 4 minuti di recupero. Siamo alla fine. L'Italia sta per vincere la sua prima partita del mondiale contro l'Inghilterra. Intanto recupera palla. Rimane a terra un giocatore. Gerrard dice calma ai suoi. Milita. Ma ormai c'è poco da fare. Siamo al recupero. Intanto si perdono palla molto ingenuamente quelli all'Inghilterra, altrettanto facciamo noi. Sturridge, Milner, minchia, non mi dire che mi devono portare la partita all'ultimo, mi incazzo di brutta. C'è Barzagli, calcio d'angolo, che intanto Chiellini si è rotto, minchia, lo dicevo io di tenere una sostituzione, ma ormai è inutile, vabbè. Bonucci, andiamo con Bonucci, intanto ultimo calcio d'angolo. Andiamo a De Sciglio intanto. Ottima la sua prestazione oggi. Sostituzione, entra Bonucci per l'infortunato Chiellini. Ah, ma non è calcio d'angolo. Palla nostra, quindi Bonucci. De Sciglio. La manda lontana. Rimessa al fondo, spazio, rimessa al fondo e finisce la partita. Finisce l'Italia, si impone sull'Inghilterra per il risultato di 1-0 al 24esimo. Daniele De Rossi con grandissima assist di Mario, Super Mario Balotelli. E la partita finisce qui. Oh, mizzaga. Ragazzi, è stato difficile. Veramente difficile. E niente, quindi completiamo questo primo gameplay di FIFA World Cup, cioè Mondiali 2014, Brasile. Abbiamo iniziato questa, diciamo, tra virgolette, carriera, questo mondiale con la nostra Italia. Abbiamo vinto per 1-0 contro l'Inghilterra. Direi che il gioco mi piace molto, diciamo, è cambiato rispetto al 14. Ci sono delle dinamiche di gioco diversi, movimenti diversi, anche reazione dei giocatori. Soprattutto è un pochino più difficile. Infatti, come potete vedere, ho vinto 1-0 a culo e ho subito tanto, quindi è stato difficile. E niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate e soprattutto inizieremo appunto questa nuova serie di FIFA. Ci saranno altri gameplay. Watch Dogs l'ho abbandonato un pochettino perché essendo che su PC andava male, adesso lo ricomincio su Xbox, quindi il tempo che arrivo alla missione dove eravamo arrivati, quindi continuerò anche quella serie su Xbox, quindi sarà un pochino meglio dei scorsi episodi. E niente ragazzi, da Michele è tutto, con l'Italia 1-0, l'Inghilterra fanculo, siamo andati avanti, è tutto, al prossimo video, ciao!